Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Violetta, ci siamo lasciati con una domanda. Cioè, lei ha scelto fin dal primo giorno Giorgia Meloni come ovvio, diciamo, avversario. E Giorgia Meloni è ufficialmente la candidata premier di quella coalizione. Perché lei non ha mai detto: se dovessimo raggiungere la vittoria, io sarò il candidato premier? Perché il giorno dopo una vittoria decideremo insieme, fa parte di quel ragionamento che l'ho fatto prima. Ma si può fare una campagna elettorale senza un esplicito candidato premier? Ma si può fare una campagna elettorale dicendo che io sono, l'abbiamo usato una parola, mi è stata rinfacciata questa parola dicendo frontman. Il front runner, una parola che non si può sentire. Come il capofila della nostra coalizione. Il capofila, siccome il nostro è un sistema parlamentare, il nostro non è un sistema presidenziale, io contesto questo fatto. Essendo un sistema parlamentare, il Presidente del Consiglio viene incaricato dal Presidente della Repubblica. Era parlamentare anche quando li esplicitavate anche in campagna elettorale. Però non è già anche Brodi, è stato un candidato premier. Era una legge elettorale molto diversa. Però si espone una domanda ancora peggiore, lo sa. Sentiamo. Cioè, se lei è il capofila, qualora ci fosse una sconfitta, anche se il suo partito risultasse primo, dovrebbe rischiare le dimissioni? Guardi, io ho in testa una sola cosa, il 25 settembre e quello che succederà il 25 settembre. Se lei mi chiede il giorno dopo, ma se la tal corrente, la tal altro corrente, no, io ho in testa una sola cosa, fare del 25 settembre è quello di cui ha parlato Maurizio Molinari prima. Ma lei è un leader che sta rischiando in questa sfida? Ma tutti i leader dicono rischiando. Se perdo me ne vado. Ma tutti stiamo rischiando. Tutti i leader tutti. Europei? Ma tutti stiamo rischiando. Io ho in testa quindi soltanto il 25 settembre, per me... La data è il 25 settembre, abbiamo 33 giorni, 9 ore, 42 minuti e 23 secondi per convincere gli italiani.